Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Sono qui a casetta, in particolar modo in cucina, e sono tornata adesso dal dentista e sono andata a fare la spesa. E era tantissimo tempo che non andavo a fare la spesa, mi rilassa veramente tanto. E siccome qualche volta mi avevate chiesto perché non fai uno svuota la spesa, io ho detto ma perché no? Facciamo una cosa un po' diversa sul canale, poi mi direte se è una cosa che vi piace oppure meno, per passare questi 10 minuti in compagnia e fare un video un po' diverso dal solito. E generalmente negli ultimi mesi, per via veramente della mancanza di tempo assurda, andavo a Rosario a farla prima di tornare a casa. E generalmente noi facciamo una spesa un po' più, diciamo, grossa un paio di volte al mese e poi se ci serve qualcosa, tipo vabbè, l'acqua, il latte o il pane, ok, andiamo a prenderla durante la settimana. Diciamo che questa spesa non so se mi basterà fino a Natale, credo proprio di no e dovrò rifarne un rifornimento, però sicuramente per questi 10 giorni andrà più che bene, considerato che poi una domenica o vado da mia mamma o si va a pranzo fuori, una volta a settimana ci concediamo un'uscita, quindi credo che andrà bene. Ma iniziamo subito, io sono andata da Superò. C'erano delle offerte anche in previsione del Black Friday, sperando che mi abbiano messo dentro anche poi lo scontrino. Comunque iniziamo subito. Siccome diciamo e inizierei proprio con la borsa dei dolci, che dovete sapere che io non sono amante dei dolci, ne mangio veramente un pezzettino, ma siccome sto facendo un fioretto della cioccolata non la posso mangiare. Ora direte voi, ma la nocciola è cioccolata secondo voi o no? Perché mi è sorto il dubbio, dato che ho preso questa busta che sono buonissimi, infatti, Gastone Logo, questi dovete assolutamente provarli, sono dei wafer piccolini a cioccolata. La sera mi devo sempre gratificare con un dolcetto, un biscotto, qualcosa in particolare, quindi ho preso questi, li avevo presi la settimana scorsa, li ho ripresi, infatti ho preso 2 buste per avere una scorta. E Rosario ieri sera mi ha bacchettata dicendomi: ma scusami, ma tu fai questo fioretto, che lo fai a fare se fondamentalmente la nocciola è cioccolata? Ma io non sono d'accordo su questo perché l'ho fatto proprio della cioccolata, quindi del pezzo di cioccolata, del, diciamo, che vi posso dire, il dolce dei profiterol che mi piace. Comunque ditemi la vostra. Ho preso comunque 2 buste e siccome siamo in tema natalizio mi sono presa anche un panettone della Balocco. Questo con i canditi che mi piace molto, la mattina nel lattuccio o la sera un pezzettino caldo del microonde, ho detto perché no, prendiamolo. A Rosario non piace, ma ho pensato a me, va bene. Poi, di qua invece ho preso un Chianti, la fattoria Il Palagio del 2015, quindi la sera quando siamo a cena un po' di vino rosso non deve mai mancare. Ho preso poi l'Activia, alle fibre, avena e noci, non le ho mai provate, vediamo un po' com'è, perché io questi me li porto in celletta e li mangio, durante lo spuntino. E cerco di essere, quanto più regolare possibile l'alimentazione. Ovviamente, tra virgolette, la schifezza mi piace e mi gratifico con la cosa, diciamo, dolce, però cerco di non saltare mai lo spuntino, cerco di alternare i cibi, quindi non sono di quella maniacale fissata di come si vede qui su YouTube, mangio tutto, quindi anche se dipende. Poi ho preso l'Actimel, difese immunitarie, la colazione per il tuo sistema immunitario che bevo la mattina e quindi era da un po' che non lo prendevo e l'ho voluto riprendere. Io bevo Zimil senza lattosio, eccolo qui, mi trovo benissimo con questo. E quando poi vado velocemente, non mi faccio mai mancare comunque dei cibi, tra virgolette, in scatola che adesso vi mostrerò perché la sera torno veramente distrutta, soprattutto in questo periodo, e non ho voglia di mettermi là e pensare a cosa devo preparare, anche se ormai ho preso l'abitudine dell'inizio di settimana di scrivermi tutto quello che devo fare durante la settimana come pranzo e cena. Lo so, sono un poco pazza, però mi risolve veramente molto. Ho preso una passata verace della Cirio. A proposito, ho visto anche quelle della Mutti, io non le ho mai provate, poi fatemi sapere voi se sono buone, se vale la pena di provarle.
le proverò, però volevo anche un vostro parere. Questi qui di D'Amico, che io adoro questa marca, sono i funghi champignon che mi piacciono moltissimo. Io la sera, quando veramente voglio una cosa veloce, con un po' di prezzemolo, ma pochissimo, e il forte, e che bontà, devo dire la verità, mi risolvono veramente moltissimo. Poi ho preso i sedanini rigati per quando faremo un po' di pastina o in brodo o comunque con le verdure, questi perché sono piccoli, sono comodi. Di Giovanni Rana ho preso i rustici raviolini di Tello, questi non li avevo mai provati, sono buoni e ho al brodo, perché quando fa freddo un po' di brodino la sera ci vuole sempre, e ho preso sia questi che, vabbè, ne uscirà qualcun'altra dopo. Della Knorr, che io generalmente vado ad utilizzare con i crostini, faccio una minestrina, ho preso i porcini al profumo di bosco, non so se questi li avete mai trovati insieme, ma sono la morte loro, veramente molto buoni, a Rosario piacciono molto e quindi li ho presi. Come ho preso di Selex, che non so se voi l'avete mai sentito o provata, le minestrine all'ortolano. Questa azienda mi piace moltissimo e veramente da Supero ce ne sono di tantissime cose di questo brand, e quindi ho visto anche queste minestrine e ho detto ma sì, quando generalmente a pranzo faccio un secondo tra virgolette un po' più sostanzioso, la sera facciamo un primo con del formaggio vicino, quindi una cosa un po' più tranquilla. Dado pronto questo qui della Star, e anche queste buste velocissime quando non voglio mettermi a pelare lì e farle con il bimbi, di Fanny, che sono veramente una bontà divina. Ho preso ancora i ditalini rigati, questi sempre della linea di Barilla, e ancora questi, diciamo, anche da spizzicare se facciamo una pentola domenica. E poi ho preso una busta di lattuga, queste per quando io a pranzo torno velocemente, devo mangiare qualcosa, e poi ho preso ancora questi della Star che non li avevo mai provati, di Tiguglio, gran pesto, peperoni e noci, un sugo già pronto, mai provato, ho detto assolutamente lo voglio provare. E poi i fagiolini italiani di Valfrutta, questi li faccio in padella, un po' saltati all'insalata dopo col limone o un cucchiaio d'olio, veramente una squisitezza, molto semplice fondamentalmente, a me le cose iper extra elaborate non sono proprio per me. Comunque, qui ancora ci sono due buste, e quindi credo che poi ce la faremo per una decina di giorni. Le creme agli asparagi sempre di Selex, che non le ho mai provate e le ho viste e ho detto assolutamente. Ho preso poi delle caramelle Golia che metto in celletta quando vengono le signore che mangiano sempre qualcosa, una caramella accompagnata alla vendita. Questi sono dei Selex wafer alla nocciola, anzi alla vaniglia. Sì, ormai sono in fissa con i wafer, ovunque vado mi compro wafer, sì, ormai non potendo mangiare il cioccolato vado con quello. Poi ho preso le treccine, queste casomai la sera della domenica che noi non ceniamo mai, e quindi casomai uno spizzico, prima per Rosario, che lui non ama il lattuccio la sera caldo, non gli piace proprio, mentre io lo adoro, fa una cosa proprio di inverno, non so perché mi piace. Ho preso poi queste dell'Aia, le Bon Roll polpette, che sono buonissime veramente, io le faccio al forno con un po' di sugo, bontà. E ho preso anche questi sempre di dell'Aia, l'arrosto di tacchino, queste erano in offerta, eccole qua, quindi forse farò proprio queste stasera, e di Norcella, salsicce di Norcella, queste non le avevo mai provate, ma la carne Supero mi piace molto, eccole qui, queste salsicce che poi vado a congelare e che poi, oppure per domenica se non vado da nessuno a pranzo, le farò. E per i miei pranzi veloci, petto di pollo, quindi io credo che farò domani al limite con l'insalata, e un po' di formaggio se casomai la sera mangiamo la minestrina, il galbanino, quindi una cosa proprio leggera. Ultima busta della spesa, perché poi vi voglio mostrare i detersivi, già che mi trovo, mi si trova, sei comodo? Allora, ho preso ancora i rustici cappelletti crudo, questi ma li conoscevo già, sono buonissimi. Poi
ho preso questi che sono le risette multicereali, diciamo, adesso non mi viene il nome, comunque le gallette riso mais grano saraceno. Non ho trovato altro, ma queste non è che proprio mi piacciono, devo dire la verità, però a pranzo due gallette le mangio sempre. Poi ho voluto provare il Kimbo Aroma di Napoli. Potevo mai esimermi dal prendere questo con tutto il colore azzurro del Napoli? Mai. E quindi dovrò dire a Rosario, perché lui ha tre boglie di caffè, fammi sapere poi questo com'è, perché a me il caffè mi piace, quindi gli dirò, fammi sapere com'è. Non può mancare il tonno, perché io alcune volte a pranzo faccio una scatoletta di tonno con un finocchio all'insalata. E poi ecco qui la iocca, che generalmente anche questa mangio per pranzo, una iocca va più che bene. E ho preso panna chef, se volessi fare le pennette con la panna, e poi dadini di prosciutto cotto. Invece, per quanto riguarda diciamo gli detersivi a volo, in offerta c'era la Scottonelle, questa Sensation, è incredibile ma vero, da Superò per il Black Friday, anche loro lo fanno, l'ho pagata esattamente 1,50€. Ne avrei volute prendere due, ma già così mi sembrava una spesa enorme, ho detto va bene. Ho preso poi questi i rotoloni in più. Questi vado in un negozio che vende tutti i detersivi, anche questi erano in offerta 1,50€. Poi ho preso i sacchetti colorati per, vabbè, spazzatura, va bene, perché a me quello nero non mi piace fondamentalmente. Ho preso poi l'Enor, l'ammorbidente concentrato Parfumel, questo è nuovo, ve l'avevo mostrato anche su Instagram e mi avevate detto di non conoscerlo. Ragazzi, dovete provarlo, perché questi fa delle fragranze meravigliose ed è un ottimo ammorbidente. Ho preso poi Vicinet, queste che erano in offerta 1€, incredibile ma vero, profumoso e verde, ma non ho trovato un altro colore. Chantecler, perché per me col bicarbonato, questo non so se, ma credo che lo conosciate. Mastro Lindo Bagno, classico, perché questo mi era terminato. E per concludere anche questo Rio VC, ecco qui, disincrostante, quindi... Questi sono stati, diciamo, questi in offerta, perché io VC l'avrò pagato 1,89€ e 1,80€ anche il Chantecler e 2,20€ mi sembra il Mastro Lindo. Allora, questa è stata tutta la mia spesa, non so se mi durerà per questi due settimane, non so, ma vedremo, sicuramente i detersivi sì. Fatemi sapere se questo video un po' estemporaneo vi è piaciuto, più che altro vi abbia tenuto compagnia. Scrivetemi anche un po' la vostra spesa che fate generalmente, che cosa mi consigliate e se questo video fondamentalmente vi è piaciuto. Io vi ringrazio per essere state in mia compagnia, vi mando un bacio grande, non dimenticate di iscrivervi al canale e di spolliciare se il video vi è piaciuto, e noi come sempre, se vi va, ci vediamo ad un mio prossimo video. Ancora un bacio grande, ciao!